Marcus della Don Pereira, onestamente c'è un po' di paura. Top 16 dei partecipanti alla 100 tiri challenge inizia ufficialmente. Che continua a essere sbagliata perché non c'è il mister, quelli che si sono ritirati non ci sono, quindi... la 100 tiri cup. Va bene. Ma come funziona? L'hai provata? I migliori 16 verranno sorteggiati per affrontarsi in una sfida uno contro uno con 50 tiri a disposizione a testa. Le regole dei tiri sono le stesse... Mi dispiace, non... Bella Gianda con l'immagine sua dei panini. Di Bella Gianda. Preparati. Solo per informazione, Ragnarra ha 21 anni. Guarda che bello Gilberto il Nano. Critiche per l'audio incoming. Critiche per la... Anzi, io non critico mai. Io cago il cazzo e dico la mia. Come posso dire la mia con Giocherigno? Che onestamente... Di cui onestamente ho un'idea e mi esprimo. Posso dire la mia anche sull'audio di ZV Jackson. Con quale dei due sarò più cattivo? Giocherigno o ZV Jackson? Giocherigno che non fa nulla? O ZV Jackson che fa lo youtuber e sbaglia le tracce audio da mettere su Premiere? Ma poi in realtà non è lui, perché è quel cazzo di pezzo di merda dell'editor che non mi ha mai messo una foto che volevo nelle gare della Play to Give. Rimarrà soltanto uno. Ciao ragazzi, qua ZV, bentornati sul mio canale. Quest'oggi Però aspetta, ZV Jackson col coso qui, quindi può essere che le voci che non si sentono sono le loro. Ottavo di finale della 100 TV Cup e abbiamo alla mia sinistra Davide Moscardelli. Come si sente? Detentore del record con 51 gol. Dai. Infatti io ti devo fare i miei complimenti perché... È rimasto e quindi hai ufficialmente vinto il girone A. Quindi complimenti, veramente grandissimo. Grazie. Però... Purtroppo la coppa non te la posso ancora consegnare. Bene. Non te la posso ancora consegnare perché c'è la 100 tiri cup. E il tuo sfidante, tu ne hai fatti 51, ma il tuo sfidante... Ma no, se fa un altro Bella Gianda io mi accapoccio da dietro, Bella Gianda ne ha fatti 42. Ciao Mike. Carissimo, sono te. E la Gianda 42. Scusa che andrò al patibolo, però. No, vabbè. Come andrà al patibolo? Questo è massacro, cioè, questo... Allora, in realtà no, se ne ha fatti 42 può essere che sue lunghe, però Moscardelli basta che fa una serie seria, è One Punch Man, è Saitama, sì, te fa 10 gol su 10 e ha chiuso. Comunque siamo qua, nella sua dimora. E sul campo noi arriviamo da un viaggio lungo e poi c'è lui che... Vabbè, il mio campo da mezz'ora, sì, quindi ancora... Però ho visto che già hai messo le tue coordinate. Regà, perché sento delle urla? Io ti volevo proprio chiedere questo, sì. Quando hai visto il bigliettino con scritto Moscardelli, che cosa hai pensato? Cioè, ti poteva capitare chiunque. No, ho pensato a una frase di Ibrahimovic. Ok. Che aveva detto a Sanremo chiunque. No, ho pensato... Guarda come spawna da dietro. Guardalo, zì. Guarda la Zano S da dietro. Comunque. No. Tan, 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 tan. Allora, fratello, vedi subito. Se si muove in orizzontale così, oggi è giorno di raccolta per Ragnar. Se invece si muove in avanti e indietro, non è Ragnar Bona, è Ragnar che si scansa. Una frase di Ibrahimovic. Ok. Che aveva detto a Sanremo che il fallimento non è il contrario del successo. A Gianda, mi fai in Bella Gianda e mi fai ride, basta, hai rotti i coglioni, next. Ma che è Michael Jackson e la sua orda di bambini? No, sì, no. No, i fan, sì, che vengono in stream a usare il Prime solo quando porto Fortnite. No, per favore. Gianda, puoi stare fermo un secondo, sto per sborrare. Eccolo Ragnar, il suo video contro Don De La Cruz è la cosa più squallida che abbia mai visto su YouTube. Emoji sorridente. Campolunghi. Campolunghi è finita, sì. Campolunghi ha piata la stecca da Gilberto e infatti, porello, Luchi. Ora sei qui. Non ti preoccupare. Ma come conferma? Ma squallida in che senso? Cioè che l'hanno menati? Cioè sono andati là per fargli male. Vabbè, Mosca, giochi in casa. Giochi in casa. Ma che so ste bistecche carcistiche? Diciamo che la pressione può avercela anche lui. Direi. Perché... Ciao. Lui ce l'ha per... Per l'ultimo ottavo di finale.
Cala il silenzio qui, ho già rivisto i volti, anche di recente. Bella Gianna e Davide Moscardelli, qui oggi, per la prima volta mi hanno fatto vestire in bianco dopo un anno di YouTube. Sono... quello stesso vestito che mi metto al funerale tuo, Ragnar. Io non capisco questa cosa di Ragnar. Ragnar deve capire che quando sì, Ragnar lo... Viene fatto, presentato nel video, non deve rifare il riassunto di quello che ha appena detto ZV Jackson. Cioè, ma a me che cazzo me ne frega? Mi sembra quello che ti guardi la serie TV con l'amico e l'amico ti dice: guarda qua che cosa è appena successo, figa, l'ho visto, c'ho gli occhi. No, in tuta bianca vedremo. Levati, mi come guardi? È vestito sempre uguale, no, lo fa apposta. Sai, il meme lo fa apposta. No, non è possibile. Due settimane di ferie concesse dopo il mio duro lavoro. Si rivede. Come guardialinee, sono tornato e per il meme abbiamo ancora la nostra giacchetta verde. Non è troppo caldo, quindi siamo... Si sta bene. Ma allora lo vede, ma allora lo fa apposta. E allora cade tutto quanto il fatto che non si lavi da un 3 mesi e mezzo e che puzzi di carciofi. È l'habitat naturale per il Talox. Allora Talo, io ti prendo giusto 3 secondi, che saluto i ragazzi e inizio ad andare nella cabina di regia più bella. Ci sono una marea di meme blanciati così qua e là. Aiuto! Le nuove regole della città. Dovevo sognare ancora. No, non è proprio un bel sogno pensare che una persona non si lava. Ad entrambi, tanto ci vediamo in cabina di regia. Mi metto qui. No, non serve in bocca. Alla sinistra del rag. Non ce ne frega un cazzo, le sappiamo le regole. Sono 5 minuti, io capisco che è Moscardelli, che fai beh, quante visual hai fatto? A mezzo milione l'hai fatto, se no... Ma no, sì, tu visual l'ha fatto, un croce. La regola è chi è? Chi è che ti fate? Xavi Simons. Grande figura di merda di Talox qui. Il ragazzo che si porta sempre la colazione a scuola. È già un fenomeno degli scacchi. Yoman Lellox. Ah, Bella Gianda è diventato Francesco Totti. Ho capito, ha tutto più senso. A tutti. Oh, ti voglio bene. Che cazzo c'è? Direi che si potrebbe anche partire Kiki. Pronostico? Allora, pronostico non lo so, però io faccio una cosa, io vado con i miei coetanei. In realtà eccolo Chris. È il nuovo Chris. Lugozzi? Allora, Mosca! 10 tiri. Quando vuoi possiamo iniziare. Primo tiro per Davide Moscardelli. Anzi, lo capisci subito. Anzi, aspetta che mi rimpicciolisco un pochino che piova la cosa. Lo capisci subito. Capisci subito in quanto lo vuole finire. Vediamo come si presenterà. K, Brunello, Ale, bentornati. Anita, grazie per essere invitato. Ah, ho capito. A me. Ma che ragazzino che dice oh my god, ma che questo è Fortnite player. Ancora! Guarda la para corcazzo. Su due, per adesso, per Davide Moscardelli. Ma sta tirando? Ciao Giammo, scusa, sono arrivato adesso. Quando startano le sdrogo corso. Però vabbè, oh, Mike, dissociati! Ragazzi, Bella Gianda era diventata... Per Davide Moscardelli. I Moscardelli me li magno impanati e fritti a armare porco i dì. Ragazzi, Bella Gianda è diventato testa di Art Attack. Ma come sta tirando? Vediamo quarto tiro. Madre Teresa. Ah, meno male. Però vabbè, oh. Mike. Ecco, è ritornato Moscardelli di Serie C. Ma no, aspetta. 3 su 4 con 3 euro gol, però. Vabbè, ragazzi, ha tirato 3 stecche clamorose. Alta. Okay. Cambia piede, va di destro. Ah, ho capito, così. Ah, eccolo, vabbè. Buca la rete. Comunque buca la rete in tutti i sensi. È un video con Moscardelli. Almeno la rete l'avrei attaccata per terra. Dove è andata sta palla? Vediamo se farà il quinto. La piazza! 5! Oh, il sesto lo fa, bello! Fuori però, Var! Ma che var? Ma c'è sta Talox messa apposta là? Tutto regolare, gol. Abbiamo un problemino alla porta, ma era gol, tranquilli. Cioè, veramente, penso è più utile, non lo so. Yajirobai in Dragon Ball, che Talox.
Abbiamo messo alle viti della 9 su 10 al primo non giro gambe. Di Davide Moscardelli. Vai, vai! Beh, ragazzi, 6 su 10 Mosca. Porca miseria, ma che gol hai fatto? Il primo è stato bello. La palla è rimasta ancora lì, guarda, ancora lì la palla. Ti sei presentato molto bene, dai. Cioè, proprio grande. Non sa parlare. Cioè, non sa parlare, niente, non puoi. Tutto bene, me lo immagino in un discorso importante, profondo. Come va, tutto bene, tutta la famiglia, bella Gianda. Cioè, così. Ma poi te li fa, sì, è come se ti fa degli agguati. Tu non te perché lo aspetti, arriva questo noi, bella Gianda, arriva. Gianmarco Esbron, un saluto alla stella. Siamo stati bella Giandate. Adesso inizi tu, Mike. Quando vuoi. Bella Gianda, ho capito, va bene. Ragnar, era difficile da prendere quella, ci sta. Presenta bene, Mike. Forse col VAR, ma il guardalino. Che è questo volume, ragazzi? No, porco di, è bassissimo. Ho capito. Apre ancora. Le 50 sub giftate di Deku un'ora e mezza fa. My huge cock. Deku, te ci chiudo la stream. Non ti arrabbiare, almeno così vado avanti al video. Sennò è un disastro, che sto già ferma tantissimo. Ora, 2 su 2. Vuole mettere quel pizzico di fede in più, eh? Calciare per secondo, forse non è. Beh, oddio. È stato intelligente, mi sa che Bella Gianda ha deciso di calciare per secondo, che secondo me è la mossa migliore. Mamma mia, che piedi, porco. Verifichiamo, Mike! Palla entrata! Gol! Ho capito, Bella Gianda, il giocatore più forte del. Ho capito, ragazzi! Ho capito, Bella Gianda, il più forte tiratore della 50 tiri. Mazzima, se comincia sempre a aprire il piattone e a tira sempre nello stesso lato, Ragnar dopo 20 tiri stranamente te le para. La prima parata. Bella Gianda, ho capito. Traversa non è gol di Ragnar, che non c'ha più voce. Inquadratura da dietro, è gol. Ho capito. Ce l'ha il piattone, dice Moscardelli. Bella Gianda, signori. Attenzione, perché sì, il giocatore più forte degli ultimi 15 anni. Moscardelli, con due gol. Pareggia, se pareggia Moscardelli rido. La pressione adesso si fa sentire. Secondo me lo fa. Ragnar che fa una parata plastica su una palla quasi centrale, ma sotto la traversa e non urla wow. Allora, io mi aspettavo esattamente questo. Primo giro 6 a 5. Complimenti entrambi, bravi, veramente. Bravi ragazzi, bravi ragazzi. Bravissimi, bravissimi. Tutti bei gol praticamente. Due tipologie di tiri diversi, esatto. Perché Mosca tu spacchi la porta e tu invece c'hai quel piattone che riesci proprio a essere molto preciso, Mike. Complimenti. Non me lo spiego neanch'io, onestamente. Tra l'altro anche la corsa quella lenta. Tu non devi parlare. A Mosca. Vai Mosca. Quando vuoi. 6 gol per Davide Moscardelli. Secondo giro. Prego. Vediamo come si presenterà. Tira preciso, non tira forte. Bloccata. Ma che gli sta a contare la merda pulita? Gli sta a contare la merda pulita da Moscardelli. Vai ragno! Ecco il primo gol! E quando mai? L'aveva toccata, eh! E quando mai? In corsa lunga. Lo sapevo. Lo sapevo. Infatti palo non è gol. Certo, dai, dammi sei numeri, Ragnari. Te prego. Ancora dopo il palo attraverso. Grazie ZV. Attenzione, è assurdo, guarda, ragazzi. Non faccio musica, non suono il pianoforte, non sono né Stevie Wonder né Bocelli. Va di destro. Traversa di nuovo. Sì, ma ha fatto un gol solo. Calmo Mike. Guarda Mosca. Bella Gianda, se la ride sotto i Poteva essere una crescita amarissima. Solo un gol in questa manche. Solo un gol in questa manche. Attenzione. Ah sì, Bella Gianda. Beh, guarda che se Bella Gianda va a rifare altri 5. La deve verificare, eh. Oddio, che gli va di? Apposta, adesso deve fare più di uno, non lo farà.
Oddio, ci ha messo il pepe! No, non mi ha chiesto se riesco ad almeno raggiungere Moscardelli, ma visto che oggi non c'è niente da fare, li ridichiamo? No, peccato per quei legni. Cioè, ma vive solo di pepe questo uomo, è una cosa... Cioè, sì, è partito con un acuto che manco Ariana Grande. Niente, e poi guarda, ti fa bella gente. Niente. A 7. Cioè, è invivibile, sì. Ma... 10 tiri in mezzo. Ma ha detto bella agenda invece che bella gianda. Vediamo come si presenta. Oddio, bella gianda. Mamma mia, sì, mi viene da vomitare. Mickey Mouse, bella gianda, fa gol. Ah. Attenzione. Ragazzi, il bello di questa challenge è proprio questo. Che un, capito, un giro possono fare 7 e un giro possono fare 1. Eccolo. Ecco il primo. Sesto gol. Grazie ZW. Il pareggio. Ma Mozze, sai che gli deve fa? Mo gli deve cambiare angolo, perché dopo 15 tiri che apri sempre il piattone da sta parte, mo gli devi tirare un bolide qua. Cioè un bolide no, però gli devi tirare preciso. Oh, ma che cazzo si urla qua ragazzino? Ma sta bruciato. Anche uno due gol secondo me sembrerebbero molto. Quello è quello che mena la madre e se fa dar CVV dalla carta di credito per giftare sub. Bravo Pischello. Bravo, bravo Pisello. Oh, lo skip! Lo skip! Attenzione! Lo skip! Ah sì, Pistorius senza gambe è comunque più preciso a fare lo skip. Ah, ho capito. Quello skip magico! Ho capito. Lo skip di Bella Gianda fa, ci fa gol. Non esagerare. Ah, fa un altro skip. Un altro skip di Bella Gianda, fa un altro gol. Ah, ho capito, Ronaldinho. La mette lì dove non batte il sole. Cambia alla fine. Portiere immobile, 9 gol. Altro skip. Azzi. Azzi. Para Ragnar. Allora dirò la mia. Dirò la mia. Verifichiamolo. Sì. Para Ragnar. Ma alterna dei tiri incredibili a dei tiri. No, 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 no. Devi aspettare un po' di tempo e poi dovevi nascere donna e potevi venire su Twitch. Para Ragnar. Para Ragnar. Ah, sì. Allora ragazzi, allora secondo me vince Moscardelli. Ma perché Se avesse vinto Bella Gianda c'erano più visual. Quindi secondo me per i visual che ha fatto in due giorni. Tutto ciò che una challenge necessita, qua ce l'abbiamo. Però sì, cioè Moscardelli si deve svegliare, perché Bella Gianda fa 4 su 10 ogni volta. Cioè almeno i primi tiri. Però è preciso, è consistent. Ma non si sente un cazzo di quello che dice il tuo ospite. Il tuo ospite non si... Uno sbiascica che dice Bella Gianda, l'altro parla, non si capisce manco il labiale con quella barba. C'è un obiettivo da raggiungere. Chris. È Chris, è l'unica cosa che sento. Anzi, mi piace questa sfida. Questo sembra che mi deve vendere un panetto di droga. Talox c'ha il sorriso d'Obama. Però Paolo traversa, non è gol. Questo vale per tutti. Sì, poi magari negli ultimi ho voluto anche un po' cambiare. Certo. La sfida è lunga, lunghissima. E poi complimenti a Michael che è entrato con... Cioè si vede che stai... No, io Chris Laway non lo riesco a sentire. Ogni volta mi scendono i coglioni. Cioè, no, fa un bella agenda, mi sa. Aspetta un po'. Ma volevo ringraziare Chris che mi ha dato dei consigli. Quindi se l'inizio è andato così bene, anche grazie a Chris. Posso dirti, no. Sei l'unico che è riuscito a distrarre. Mamma mia. Ma che è? Aspetta un po', sì, che te calcolo il teorema di Pitagora. Tecnicamente l'ipotenusa qual è questa? Ok, bam bam, questi sono i cateti. Porco Dio. Io adesso voglio vedere. Ma che hai fatto qui i capelli? Dai, gli fate vedere Moscardelli che tira. Dai, ragazzi. Lì. Stai calmo Mike, stai calmo Mike. Finale di... Frate tira dei bolidi che comunque non c'hanno senso. Lì. Ma sta a tirare troppo. No, Moscardelli, prego. Mosca ha bisogno di gonfiare questa rete. Cambia piede. Ancora. Hai visto? Ah sì, è bisogno guarda di gonfiare questa rete. Guarda, Ragnar, Ragnar. Aspetta, scusate. Guarda che c'ho, guarda che c'ho. È un bel panino col salame. Cambia piede. Ancora lì. La porta. La porta stregata. E poi che te dice? Te dice, ma io lo sapevo che piava traversa. Parte lui. Mamma ancora mia. Non è possibile. Ma cosa gli hai messo? La bambola voodoo gli hai messo. Parte Moscardelli.
Ragazzi, ma non fa un gol. Ma è un pallone di merda questo scarsone. Ma fai vomitare. Ancora fuori. Ma me ne fai una di precisione. Che ne basta una di precisione. Se tira di precisione fa gol. Guarda, forte. Mo tira piano. Mo tira piano. Bravo lui. No, e qui avevano appena offerto un panino alla Nutella a Ragnar. Si è sbloccato tardi. Un blocco adesso, ci sono ancora due serie. Per il pareggio, Davide Moscardelli. Ancora 9-9. Attenzione, l'anima del giocatore. Porte Moscardelli. 19, attenzione, il trentesimo. Niente, porco Dio, l'ha risbagliato sto cazzo di fauno del cazzo. L'ha risbagliato un'altra, porco Dio, di volta. Niente, mo stavolta clippa, esplodono le orecchie. Madonna, ti sfonda i timpani. Dio porco. Fage, grazie per le 50 sub giftate. Thank you. Ma perché? A cosa le devo? Sei anche un OG tu. Grazie, frate, benvenuti a tutti. Più uno e hai 10 tiri mai. Se gioca il primo posto. Solo più uno, vai. No. Barbone. Visto che oggi non ho niente da fare, verifichiamo. È veramente stregata. No, no. La lavagnetta di Ciccio Gamer. Molto sfortunato. Non riesco a tirare. Sta zitto, Marzozzi. Sfruttali bene, parte subito. No, sono andato al contrario. Io con lo skip. No, aspetto, so Ito. Parte subito con lo skip. C'era una verificata, c'era lì. Centrale. Vediamo. La pressione è molto alta adesso. Vai, bella Gian. Molto. Dai, te mando un bella Gian da power. Cambia la fine. 10 pari. Bella Gian. Per portarci in vantaggio. Semplice per Ragnar. Ma oggi non se la sta a mettere la cremetta quella da... Traversa. Non se la sta a mettere la crema del drago sul coso. L'ultima volta se l'ha messa durante i tiri la crema del drago sul quadricipite. E poi il giorno dopo aveva messo la foto su Instagram che gli aveva fatto un effetto strano e c'aveva la gamba tipo marcia. Tutta schifosa, orribile, tutta viola. Va lui, alta. Mamma mia, l'ha trollata qui. È qui, ha trollato. Giammo, stai a 35k, dai. Si riporta di nuovo in vantaggio. E attenzione. No, magari, Degu. Per il tredicesimo grazie, gol. Grazie, peggio. Grazie. Fateglielo una spammetto de boni, oh. No, oddio. Con lo skip. Lo skip parte della gianda. Para Ragnar. Ragnar che pia 4 metri. Ma 4 lato. 12. 4 lato. Gli devi da 5 gol a Bammo Scardelli. Ah, se gli dai 5 gol forse c'è una possibilità. Ma te posso dire. Moscardelli sus a 10. Tira troppo, tira proprio i siluri, capito? Solamente per lasciando la gamba. Non è capacissimo a demettere la doglia mai, Fossi te, Mike, lasciamo stare. Un po' però, sus. Cioè, ci state dando. No. No, no, non ci state dando un cazzo, perché se nel video c'è più parlata di tiri, non ci date un ho capito. Chris Laway, sì, c'ha un pisello che non ha senso. Ma perché tutti sti pantaloncini marroni che non riesco a vedere le ciole? Talox, vabbè, Talox, tanto cioè, se in mezzo a quel cazzo c'avrà, porco Dio, i residui del piatto dei ratatouille. Hanno uno spettacolo veramente incredibile, perché è una sfida combattutissima, 12-10. Figurate. E ogni giro sembra... Sta zitto, stai zitto! Oddio, una conversazione tra Bella Gianda e il Mosca! Tra di voi. Ma guarda, io come ti ho detto prima sono davvero onorato di essere qui con te e sono felice di essere arrivato a, diciamo, lo vedo, livello. Lo vedo che sta andando. No, i pantaloni, come fate a dire che i pantaloni sono marroni? Sono neri. Ah, come fate a dire? Ah, oh, questi pantaloni sono marroni. Avete un problema. Ah, io l'ho detto che sono marroni. Vedi, questo è Twitch che fa male, che ormai non ti fa neanche dire il colore, che non ce la fai, hai paura. Fammi sentire questa conversazione tra due NPC. Di essere qui con te e sono felice di essere arrivato a, diciamo, lo vedo, questo livello. Lo vedo che sta andando alla grande, quindi no, sono contento anch'io. Moscardelli ha più presenza davanti alla telecamera di Bella Gianda, che lo fa per lavoro. Io stiamo facendo una bella sfida, quindi diamo tutto. Cosa? Ma che cazzo di sguardo è, bro? Ma sta fantasticando sessualmente. Ma doveva dire qualcosa, invece è solo rimasto in silenzio a guardarlo sorridendo. Alla fine per dare spettacolo. Bocca al lupo, vai. Bravi ragazzi. Viva lo sport. Viva lo sport. E adesso
commentate chi potrebbe vincere questa sfida. E adesso questa manche, non dico che sia la decisiva, perché non è. No, potrebbe essere. Spero potrebbe essere. Adesso la sfida inizia. Uomo sub off stream. Mo c'è sta la Zab che starà qua, così triplomento sul cellulare. Carichi! Carichi! Di più! Quando vuoi, Mosca? Se fosse stato Moscardelli contro Gilberto il Nano, si sarebbe parlato di razzismo. Cambio di tiro. Para Ragnar! Di destro. Para Ragnar! Ha preso Erboli, degli ha preso. Attenzione, va subito. Ah! Mamma mia, oh! Ma è arrivata a casa mia! E ancora Ragnar! Ancora Paolo! Non è possibile! Non è possibile! Eccolo! Si è bloccato! 11! 11! Ah sì, Moscardelli sta a rischiare, deve farli, deve fermarsi almeno a 14. Perché Chris LaWey gasa così tanto i bambini? Mi metto un po' a disagio. Pareggia! 12! Attenzione! Secondo me sì, secondo me hanno fatto pippa insieme a loro, Moscardelli. Feggio! My man, grazie per l'altre 50 sub giftate. Thank you. Benvenuti a tutti. Grazie. Oggi avete proprio fatti... Oggi ricordo per la sub giftata, figli di puttana che non fanno il sub, dovete followare il canale, quindi se non lo followate ancora, che stiamo per superare il maestro, stiamo per diventare il quarto canale più seguito in Italia. Bah. Per il 13! Moscardelli! Comunque aveva, comunque era un tiro centrale. L'ultimo, 40° tiro per il più 2. Più 1. Mike, devi dare tutto per tutto. Non posso calciare con il destro, si vede? Moscardelli comincia a inventare delle scuse, aia. Altri, Dio, altri legni, miracoli di lato, bravo. 13-12 per Davide Moscardelli. Vediamo come si sì, bella gialla, ne deve fare 5. Se ne fa 5, sì. Quanti va, manco 20? No, non è chiusa, però se ne fa 5. C'ha 50 anni, ma infatti. Cambia. Non esulta, è in silenzio stampa, bella gialla. Pareggia, bella gialla. Ma che sto a vedere? E adesso ha 9 tiri per portarsi in vantaggio. Oh, girone, grazie, fratello. Pareggia. Bella, moglie deve aprire dall'altra parte. Ah, calmo Mike. Ho visto Ragnarò, ho visto che è andata fuori. La mette ancora lì e si porta in vantaggio. 14. Sì, ma Ragnar c'ha le mani, alle volte è strano. È veramente strano, alle volte fa delle grandi parate alle, sulle palle basse c'ha un po' dei problemi, su MW. Porta Mike. Ma infatti l'ha capito, sta tira solo la sua terra, Fino a mo' ha tirato sempre alto. Tocca Ragnar, ma non basta. Non basta. Oddio, Moscardelli vuole di qualcosa palesemente. Raga, le mani dentro i guanti, ce la devi mettere. Para Ragnar! Para Ragnar! Cosa che è la sua? Sì! Dai due cane è partito il treno sub, fanno spam spam dei sub giustate. Ti devo simulare io! Oddio! Botta in risposta così! Alta! Alta! Mamma mia, comunque sì, non lo fate mai più urlare, per favore, sembrava Topoli. Che cos'è quella cosa strana? Che è quell'annuncio in quel colore strano? Non me lo fate queste cose mentre c'è il treno che potevo, pensavo fosse il Golden Train. Più 3! Non ci voglio credere. Fai 17esima! Colla sistemata! Parte! Bella gente! Parte! Più 3! Più 3! Si va alla fine con più 3! Sta succedendo l'impossibile! Parte! Bella gente! Parte!
Anzi, Pizza FN ha appena vinto il suo quarto game su Fortnite oggi, buildando una casetta e uno scalamuro. Più tre! Si va alla fine con più tre! Sta succedendo l'impossibile, ragazzi. L'impossibile. Grazie, ma comunque lo vediamo perché, sai, il video è editato appositamente. Più tre all'ultima match, praticamente. Ma non è vero, sì! Non è l'ultima. È la penultima. 16 a 13. Sta zitto, buffone clown. No, aspetta, ma è l'ultima manche. Bimbi pieni di... No, mi sa che è l'ultima manche, frate. Sì, sì. Madonna, quanto parlano comunque. Madò. Ah, sì. Quanto c'ha? 16-13? Te fidi? No, tu lo sai. Io so che tu non apprezzi chi ha dolore. Quindi io non ho male. Mamma mia, ma che t'hanno detto? Ma sembri la rana del PogChamp. Porco Dio. Ma perché mi devi inguagliare? Ma sì, oddio, chi è Pempe. Guarda, sì. È Mbappé palesemente. Guarda come ti guarda. Non ho male. Guarda, oh. Mbè, che vuoi? Dimmi. Non hai male. Lo so, non ho mai caricato il King delle bestemmie 10, lo so. Cioè, non hai male, Mike. Non hai male. Non sono corpo. Mosca! Quando vuoi, vogliamo vedere. Tira fuori la bestia! Lì. Eccolo! Mo frate, mo ne fanno 10 su 10. 16 a 14. Sai da come vedi, da quanto tempo ci metti. Però, è certo, ma però Moscardelli mica gli dice niente a rimetti dei guanti. Ma te poi ne fai i guanti con la persona che tira più forte di tutta la challenge. Che ti spacca le dita. Guarda, porco Dio. Guanti Ragnar. Si vede dalla rincorsa e dal fatto che mette per terra la palla. L'ha messa proprio sulla linea. Quindi vuole tirare decentemente. Rispetto a prima che tirava dei bolidi, ma sempre a palla in movimento. È gol. Anche perché. È gol. Grazie, è Giubbarillo, levati. 16 a 15. Ancora Moscardelli. Questa sì, capace che col guanto la deviavi e non entrava in porta. Porco Dio. E gol. 16 a 15. Magari no, per carità del cielo, però. Ancora Moscardelli! 16 pari! Madonna, non ci voglio credere! Come clippa il microfono di Zeta Bucciex a nessuno! Per portarsi in vantaggio! 17! 4 su 4! Attenzione! Parte! Ancora! 18! Questo sembra un calcio di rigore di Tokyo o un calcio di rigore di PES 2006, quando le animazioni dei portieri erano sempre le stesse se ti lanciavi in alto agli angoli a destra e a sinistra. Ancora lui! Davide! Moscardelli! Para Ragnar! Per il 19° gol! Attenzione! Moscardelli! La passa! 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 19! 19! La palla passa! Per il 20° gol! Davide! Moscardelli! La rimontata! Parte! Davide! Moscardelli! Buca le mani! Buca tutto! 21! Di sicuro non buca i guanti! Porca miseria, follia! Per chiudere con 22 gol! Davide! Moscardelli! 22! Ci siamo! Mamma mia! Mamma mia! Certo che ci siamo! Non urla, non urla, si esulta, ma non urla, Moscardelli, che c'hai che tocchi delle frequenze, nemmeno Marie Carey delle canzoni di Natale. Mike, non ci voglio credere. Allora, posso dire una cosa, ha fatto dei grandi tiri, ma secondo me 2 gol in meno coi guanti Ragnar ce li poteva avere. Ma che cazzo stiamo vedendo, raga? Non c'ho più la voce, non ho la voce. 22. No, di più no. No, di più no, sì. Due tiri secondo me li poteva aver parati, però che erano gol. 16. Devi fare 7 gol. È partito il treno? Che dai, che oggi tutti i bei treni abbiamo fatto. Anita, bannita. 6 gol per pareggiare, 7 per vincere. Stai tranquillo. Come faccio a star tranquillo, Ricky T? Mike, ci penso io a te per farti passare un po' di energia. Follia, Ragnar, ma che... Fa 5. L'ha fatti solo la prima serie. Secondo me si ferma sui 19. E ne rifarà un'altra volta 3. C'è un motivo. Se ci fosse comunque il primo
giocato il recordman di questa serie. Non ha riuscito a sbagliare la frase più semplice della lingua italiana. Allora io ho detto, io ora non so, ho rivisto i video, non so quanti ne potevo parare, forse due. Una papera l'hai fatta. Papera, è passata proprio a tocco. Indovina un po' perché. Comunque sono forte. Non sta bene, mar de panza. Non andate a recuperare perché ho dovuto cambiare la marcia. 9 su 10. 9 su 10. 6 gol per pareggiare. Nel caso di pareggio si andrebbe ad oltranza, che vorrebbe dire un tiro a testa. Ma quanti gol? 5 o 6? No, un tiro a testa finché uno non sbaglia. Ricordiamo, 6 gol obbligatori per pareggiare. Parte Bella Gianda! E il gol c'è! E il gol c'è! Siamo a meno 5. Paolo Pinguino, grazie. Parte Mike! Incrocio! 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 Parte ancora! Bella Gianda! Mike con la testa, Mike! Paolo! Gol! Gol! È gol! È gol! È gol! È gol! Paolo gol! Paolo gol! Paolo gol! Quanti deve fare su 6? 4 su 6. Minchia, matematica base comunque, ZW. Anticipa Ragnar! E c'è il gol! Parte! Bella Gianda! Ne deve fare 3 su 3, fratello. Male! Se sbaglia può solo pareggiare. Parte! Mike! Guarda, 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 zio. Ha appena scoperto che ha droppato il nuovo Fortnite più 18 il maestro. Solo! Questo, mamma mia, questo sì, è uscito l'ennesimo video di TikTok di Lollo che la lustra. Pareggiare! Questo fratello invece è uomo cocco. Guarda che si alza. Guarda uomo cocco direttamente da Zack e Cody al grande hotel. Può solo pareggiare! Può solo pareggiare! Deve fare tutti i gol per pareggiare! Attenzione! Non voglio guardare! Attenzione! Parte! Bella Gianna! Se io scureggio mi cago sotto in questo momento. Follia. Non ha senso. Follia. Michael. Mamma mia. Non mi dica che fa 21. Vedi te per uno. Per uno. Bravissimi. Per uno. Bravissimi. Ragazzo, perdonami, chi è? Non so come iniziare. Non so veramente come iniziare. Beh, è stata una bella finale. Sfida. È stata una bella sfida, ma c'è da dire una cosa. Cioè, se Moscardelli dice, ah ok, allora le metto tutte, le poso tutte bene, mi prendo il mio tempo per tirare tutto, fa tranquillamente 40 gol su 50 fissi, che non li fa nessuno. Quindi, aspetta, continua. Perché continua? In primis, anzi, lo so. Facendo un applauso a Mike. Signori. Che veramente... Bella Gianna! Giuro! Oh, lo so! Ma che succede? Amarezzo! Che cosa dicono? Per un gol. Di norma così dicono sempre qualcosa su di me. Ci vuole un po' più di decisione. Come ho detto, l'importante non è vincere di un centimetro o un chilometro. L'importante è vincere, signori. Davide! Chi vince spiega, chi in sé, chi perde e ascolta. Moscardelli! La follia di finire a 9 gol. Solo così potevo. Hai cambiato metodologia di tiro. Sì? Adesso lì. No, era più la concentrazione. Anzi, finale, tanto finale Moscardelli contro l'altro de Serie A, chi è? Ma per vai. Signore, esatto.
voglio bene, ragazzi. Bocca al lupo per tutto. La gente come noi non molla mai. Un abbraccio a tutta la stella. Gianmarco è strongo. Un abbraccio, Gianmarco. Mannaggia quel prestigiatore di Gesù Cristo. Ho perso l'udito.